Buonasera a tutti. Allora, parlo piano perché sono tutti di là. 3 di agosto, c'è un caldo stratosferico, sono sfatta. In realtà stasera abbiamo dovuto andare a cenare in spiaggia, ma poi vabbè, abbiamo dovuto disdire. Comunque oggi shopping IKEA. Io quando vado all'IKEA rinasco, comincio a sognare la mia futura casa. Se quando, non lo so, però prospettive per l'autunno dovrebbero essere buone, quindi ci aggiorneremo. Allora, siamo andati, ci sono dei saldi super, super, super all'IKEA. Io in realtà ero andata a prendere due cose, avevo visto sul sito una cosa che mi interessava, quei saldi, ed è bellissimo, ve la faccio vedere. In realtà ero andata perché, vabbè, volevo fare un regalo a mia figlia e al suo ragazzo, perché oggi festeggiavano l'anniversario, l'anno prossimo si sposeranno, quindi volevo fargli un regalino che potesse essere utile. E quindi abbiamo preso delle cose per la casa. Adesso non so dove portarle, ho preso questo saccone che è anche di plastica, così ce l'ho lasciato, ce lo metto diretta, ce lo lasciamo direttamente dentro, almeno non prende polvere. Poi dentro cosa c'è? Allora, abbiamo preso questo copri piumino, costava 20 euro, quello matrimoniale, e poi abbiamo preso nel suolo con gli angoli questo rosa. In realtà siamo andati io e mio marito, volevamo prenderlo giallo perché ci sembrava più carino, però mi sembrava troppo plasticoso come tessuto, quindi l'abbiamo preso rosa. E poi c'era 10 euro copri letto, un copriletto, questo è grigio. Ce n'era un tipo anche bianco che ci ha scritto 9,90 euro. Ho detto prendiamo bianco perché mi piaceva bianco. Poi siamo arrivati alla cassa e invece costava 25 euro, quindi ce l'abbiamo lasciato. Anche perché strada facendo abbiamo visto un armadio che mi ha detto che è sul legno e nero e ci siamo innamorati di quello. Allora, in realtà io la mia futura camera da letto la vorrei di nuovo bianca, però visto quell'armadio il mio cuore è rimasto, sono in fissa con il nero. Però vi prendo il resto della roba, prima faccio casino. Allora, ho preso sempre per mia figlia che voleva portarsi dello yogurt in ufficio come fa la sua collega da tenere in frigo. Ho gli occhiali che sono zozzissimi. Ho preso questi 3 contenitori ermettici in vetro, piccolini, sono proprio piccini, vedete? E li ho pagati mi pare sui 5 euro. Allora, il lenzuolo con gli angoli 9,90 euro, il piumino. Il piumone 19,95. Quindi era un ottimo prezzo. Poi vabbè, i mancabili sacchetti freezer, questi e questi più, ci sono anche quelli più grossi da 6 litri, questi sono i classici da 1,2 litri, 2,5 litri. Poi quando li trovo faccio vedere anche gli altri. Poi ho preso, quando trovo il prezzo di quelle, ve lo dico, sono 2 tovagliette panna, come panna, da qualche parte sulla, ah, qua perché ci ho lasciato i bicchieri, e 2, 1 euro l'una. Poi ho preso questi 2 bicchieri rosa, perché mio marito è fissato con i bicchieri grossi, fa prendere uno solo per me, ho detto vabbè dai prendiamone 2, a me non piacciono i bicchieri così grossi, non, tanto non li bevo tutti, è un problema psicologico il mio, e 80 centesimi l'uno. Poi ho preso, che avevo dimenticato di prendere al Lidl, che sono andata apposta, quei 2 vassoi trasparenti, non ho potuto ne prendere altri 2, li ho dimenticati. Allora ho preso 2 Variera, 2,95 euro mi pare, anche queste erano scontatissime. Allora, Islam Dabla, Variera, sì, no, 2,35 euro l'uno, super scontate, quindi ne ho prese 2. Spero di riordinare bene il frigo, magari vi faccio anche un video. Poi vediamo Istan, cos'ha questo Istan? Questo è Korken, Korken, c'hanno dei, ah eccolo qua, Korken 3,95 euro questi contenitori qua. Poi ho preso, vediamo di non romperlo, a 3 euro, 1 euro l'una. Ho preso le brucce per le donne, ho fatto anche un mega ordine Shein, perché adesso ho perso 4 kg praticamente, quindi sto preparando all'autunno con le taglie più piccole, sono super felice e per premiarmi ho fatto shopping. Poi ho preso questi qua, i soliti sacchetti, questi sono quelli più grossi, fra 6 litri e 4 litri, perché adesso dovrebbe arrivare le verdure dell'orto, anche se mia madre mi diceva che ha raccolto i primi fagiolini, ma c'è troppo caldo e le piante stanno seccando, nonostante lei le bagni tutti i giorni, quindi
Poi ho preso anche per me il copriletto grigio, perché in realtà io nella mia prossima camera mi era venuta la fissa di prendere il letto grigio, poi però ne ho visto uno panna solo, però l'ho preso grigio, tanto me lo godo in questa casa. Poi vedremo, anche perché ragazzi fa 9 euro, costava 25 euro e invece l'abbiamo preso a Friken 7x3, 2 per 1 euro, deve essere questo, 9,90 euro, insomma. No, anche tutto di cotone, bello, c'è scritto qui 100% cotone, insomma, 9,90 euro. Ombra, se c'erano anche dei bei copertoni invernali pesanti, pelusciosi. E poi l'ultima cosa, che era da un bel po' che volevo, 17 di contenitori, questo grosso in realtà volevo metterci i telecomandi, i pad, però non ci sta. E quindi vabbè, pensavo poi di mettermelo lì sul comò, perché quando poi lei va via di casa le daremo questa televisione, perché tanto io non la guardo mai a letto, perché dovrei stare storta col collo e non ce la faccio con le mie arnie. Quindi ho detto guarda, fai, portatela via, tanto io ormai mi sono data al tablet, quindi ormai guardo tutto sul tablet, anche perché poi vivo di Netflix, per poco di televisione che guardo posso guardarla di là, quelle poche volte. E questi mi piacevano. L'odore è sempre quello della raffia, che non mi fa impazzire, però mi piacevano da matti. Ora le stacco, così le riesco ad utilizzare. E magari qua pensavo potrei mettere anelli, orecchini. In realtà gli orecchini, cioè, mi si erano tappati i buchi, me l'ho riuscita a riaprire. Però adesso siamo di nuovo, non so di nuovo quanti giorni anche non metto gli orecchini. Dovrei metterli domani perché non riesco più. Oh cavolo, ho messo la cuffia sbagliata, spero che mi abbiate sentito. Oh, il caldo ragazzi mi dà la testa. Stamattina poi siamo andati in giro a fare un po' di shopping e io in realtà da Tezzini ho preso un pigiamino e poi ci si è rotto il sacchetto, così eravamo da Stradivarius, abbiamo comprato questo mega saccone di Stradivarius per metterci la roba che avevamo, per lo più erano bottiglie d'acqua, infatti abbiamo fracassato il sacchetto. E quindi abbiamo preso questo, che era quello che in assoluto costava meno, un grande sacchettone enorme. Quindi oggi me lo sono portata all'IKEA perché già sapevo che volevo prendere questo, questi e il copripiumino. Non i copriletti, è stata una sorpresa, così come i bicchieri, barriera, le tovagliette. Io in realtà volevo una teglia in vetro rotonda che andasse in forno e anche in microonde, soprattutto in microonde, perché vorrei usare il microonde perché era troppo caldo per accendere la qualunque. Però non l'ho trovata, cioè nel senso ce n'era uno mezzo ovale, però aveva i due manici, con mio marito abbiamo detto se lo mettiamo nel microonde poi non gira. È vero che il mio ha l'opzione per bloccare la rotazione del piatto, però preferisco non usarla sinceramente. E quindi niente, ho lasciato perdere, la cercherò da un'altra parte, magari vado a vedere da casa nuova che ci sono gli sconti anche lì. Io spero che mi abbiate sentito, ora vado a posare queste cose. In totale da IKEA ho speso 101 più 1,95 euro, quindi 103 euro più o meno. Sapete quella vignetta che gira su Instagram? 103 euro, cosa hai comprato? C'è il gattino che fa le candele. Io ormai sono stata tanti anni senza comprare praticamente niente, dicendo tanto poi cambiamo casa, tanto poi cambiamo casa. Adesso ho deciso che semmai me le traslocherò, perché tanto qua ancora non sappiamo niente, quindi. Cioè, o meglio, sappiamo che le ferrovie ci pagheranno in autunno, quando non lo sappiamo, quanto non lo sappiamo. Ma va bene, anche la richiesta dei danni che abbiamo fatto in autunno dovrebbe andare a buon fine, quindi insomma, la possibilità di cambiare casa si avvicina, ma in ogni caso traslocherò e butterò via delle cose decisamente più vecchie. Ho buttato via un sacco di vestiti miei che erano davvero parecchi pre-pandemia ancora, e che contate che i 3 anni e passa della pandemia io praticamente non ho comprato niente, pochissime cose, quindi avevo tutti questi vestitini un po' in stile anni 50 che ho portato tipo per un decennio, ma non riesco più a vedermi all'alba di quasi 50 anni, quindi anche le cose di casa rimanda, anche questo me lo comprerò per la mia casa nuova, me l'ho comprato per la mia casa nuova, alla fine ci si sente. Io me lo prendo, poi vedremo, tanto non occupa tanto spazio.
da qualche parte lo metteremo. Ora vediamo se riesco a infilarci il pad di mio marito, tutte le comande, ma mi sa che è piccolino per quello che voglio fare io. E va bene ragazzi, se vi capita fate un salto a IKEA se ce l'avete vicino, perché ci sono veramente tanti tanti sconti. All'angolo delle offerte c'era 10 euro il copri piumino singolo, quello grigio e bianco con i cuoricini che andava qualche anno fa, veramente tante 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 cose. Quindi se state pensando di mettere su casa o fare dei grossi cambiamenti nel vostro arredamento, nel vostro oggettistica, fate un salto all'IKEA, perché non mi era mai capitato delle offerte così super. Lo scorso anno avevamo comprato all'angolo delle offerte il piumone in piuma, quello da mezza stagione, che mia figlia se l'era preso e se l'era messo lì da parte, cioè quando vado a vivere da sola. E quindi adesso ce l'ha lì, quindi comprami il coperchio. Un pezzo forte. €32, €9. Tagliere mi pare 9 euro, non so come si chiama questo che facevamo prima, Brogan. Oddio, €7,95, 32 cm di diametro, è grossissimo e io pensavo di utilizzarlo tipo quando viene qualcuno per mettere salumi e formaggi in tavola. Poi su Shein ho preso un, come si dice, una nuova scritta di quelle home, perché la mia è caduta e l'ho incollata, sono finita la stagione, però è da buttare. E poi volevo prendere altre due cose per la casa su Shein che mi piacciono e che traslocherò, che se ne frega, anche basta, cioè sono dal 2018 che cerchiamo una casa, dal 2018 che dico poi per la casa nuova me lo comprerò, me lo trasloco, pazienza, tanto mobili non ne porteremo praticamente nessuno, escluso i letti, la libreria, il comò, i comodini della cameretta, la mia scrivania e la seggiola, lavatrice e asciugatrice sempre che nel frattempo non si siano rotte e il frigorifero sempre che nel frattempo non si sia rotto e basta. Quindi anche il trasloco sarà abbastanza sotto, per il resto ci... ah, e la sedia dondolo, per il resto ci porteremo via tutto noi in macchina, quindi pian pianino. In realtà speravo di traslocare prima di cambiare la macchina, ma abbiamo cambiato prima, ci ha lasciato 16 anni di onorata carriera, ci ha lasciato. Questo è davvero finito, buona serata.